come si può vivere senza Takeshi's Castle? Eccoci ciao! Qua. Rossella Brescia. Max Pagani. Barti Colucci. Ghesemo. Eh sì, nuova puntata. Guarda qua che cosa ci attende. Ah, beh, già, oh, vedo. Che meraviglia. Guarda che roba. Sì. Questa, eccolo lì che si spaventa, ma niente paura, eh. No, no, guarda. C'è da aver paura con questo qui. Che puntatona che ci attende. Ah, questa pure. Questo è nuovo, eh. Questo è nuovo. Questo è nuovo e sarà molto carino. Eccolo lì. Bene. Vai, 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 vai dentro. Le pietre basculanti. Siete pronti per la nuova puntata? Eccola qua. Prima vediamoci quello del Bob acquatico, lo spezzone del Bob acquatico. Sigla! Generale! Dov'è? Dov'è? È lì! Il generale lì è prontissimo! Anche loro sono pronti? Beh, insomma, questo un po' meno. Dai, sono pronti, alla fine sì. Sono pronti. D'altronde sono 100 alla partenza, lo ricordiamo, 100 e devono 100. Arrivare fino al gioco finale, guardali qua. Come si chiama questo gioco, Rossella? Il primo? Allora, il primo è Gridiron. Barbarese? Gridiron. Gridiron, perché si faranno malon. Si faranno molto male, secondo me, però non disperiamo. Ciascun concorrente riceve una palla da football americano dal generale Lino. Sì. Quindi, dopo che succede, tutti devono cercare di battere 10 scagnozzi che indossano la divisa di American Football. No. Sì, è andare chiaramente dall'altra parte del campo. È un partitone di football americano. Sì, versione giapponese. Sì, vedete che i concorrenti sono giapponesi. Sì. Sì. Sì, però gli scagnozzi di Takeshi sono molto, molto più grossi. Beh, lo so, certo. Ragazzi. Guarda lì. Bravo, dai. Il tre. L'uno. L'uno è passato. Però secondo eccoli, me, meta. Esatto. Se sei magrolino, ce la puoi fare. Sì, sì. Vedi, lui non ce l'ha fatta. Lui non ce l'ha fatta, però. Due eccezioni che conferma la regola. Vabbè, dai, replay. Per questo si merita il replay dell'azione. Il moviolone! Eccolo qua. Eccolo lì. Bene. Dai, basta anche però, infatti. Eccoli qua. Un'altra prova. Ma sono tutte delle donnine. No, lui no, anche lui. Eccoli lì, loro fanno anche una riunione sindacale. Certo. Sono disposti un po' come gli omini del biliardino, eh? È vero, Max, sì. È vero. Hai visto vedi? Fanno anche delle faccette pronti? Strane. Pronti? Mi raccomando, così. Io farei notare... C'hanno i segni, che, capito? Sì. Hanno il... ecco. Che botta! Oh, l'ha presa da sola. Ah! Vabbè. Eh sì, perché li hanno anticipati. Dai, hanno iniziato a correre prima che prendessero la palla, giustamente. Sì. Certo che farsi anticipare dagli omoni. Però corri, tesoro. Dai, su. Dai, ma cosa stai facendo? No, con l'urlo non si va avanti. Vedi che gridiron. Gridiron. Non ce l'ha fatta nessuno in questa prova. No, no. Sì, lui due. Che... Oh, eccoli qua. 10 e 13, vai. Bravi. Aia. Nuova squadra. Aia. Ihi. No! Lui avrà dei problemi, l'ultimo, Sì. L'ultimo avrà dei problemi. Eccoli qua. Cosa vi agitate? Ecco il 13. La difesa è schierata. Vai. Vai. Di fare attenzione al prendi palla. Prendi palla e portare dall'altra parte. No, ma così non vale, catenaccio. Dai, questa era una mossa proprio nei fianchi. Io proverei di sotto, proverei a scivolare tra le braccia. Anch'io, farei un tuffetto di sotto, dai, così, tanto però, c'è erba lì. Non è gioco sportivo, dai, che catenaccione. Ho capito, però va tu, nel football tutto è lecito. Bravo, ottimo passaggio sull'ala. Bravo, sì, ecco. Ottimo, ottimo. Il 13 che avevo indicato all'inizio non sì. Ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta? Il 9 sì. Il 9 sì, anche 14. Waito! Ha detto ce la farò? Lei? Anch'io? Io le forse! Conoscete bene il giapponese, ragazzi? Stiamo imparando puntata dopo puntata. Ma io sto facendo lezioni tutti il giapponese, i giorni, Si sente. Abbiamo già vinto una laurea disonoris causa. Sì, la mia prof Cimichinu si chiama. Cimichinu? Il cognome com'è? No, il cognome non lo posso dire. Brava, vai! Ma questa va alla grande. Ma guarda che squadra cerca di... Mi ha rubato la palla! Sì, no, più che altro gli ha rubato la gonna. È rimasta in mutande, come si suol dire. Ecco, vabbè pazienza. Ragazzi, abbiamo capito che l'avete presa. Lasciatela tranquilla. No! Vai, all'arrembaggio! Oh, basta! Chi sarà stato più ridicolo? Vediamo. Vediamo.
12. Sì, no, ma... secondo me è lei, guarda, sì, guarda, sì. Guarda che corsetta giuliva. Eh certo, penso più urlare che non devo a correre. Devo andare, scusate. Ham! Mi avete fatto male. Mi avete fatto male, cattivoni. Veramente, che begli omoni per essere. E vai con Wipeout. Ogni concorrente deve salire su una tavola da surf e una volta in piedi sulla tavola deve prima saltare la balena, poi se è riuscito a mantenersi ancora in piedi deve saltare di corsa su una piattaforma e risalire sulla tavola da surf dall'altra parte. Ah, quindi deve fare il saltone sulla balena quella certo. Rosa. E andare dall'altra parte. Ce la fa, dai! Non ha capito bene il gioco. Forse lui... E poi ci sono gli scagnozzi che ti buttano giù inevitabilmente. Certo, perché se perdi il ritmo poi la tavola va avanti. Lo so, però poverino, era il primo. Vediamo se il secondo ha capito. Come lui ce la fa. Certo che il surf con quel segno del fisco lì non è ben augurante. Bravo! Vai. Ottimo, vai! È facile lui, Attenzione allo scagnozzo. Scagnozzo, guarda. Veloce, vai! Riparti. Ottimo. Bravo. Ragazzi. Saltino. Bravo. C'era bisogno di schiantarsi, aspettare un secondo e saltare. Sono arrivato molto felice. Bene, l'importante se felice tu. Questo già casca, ragazzi. Vai. Come si dice nel calcio, liscio. Okay. Ecco Brutus. Vai molto Brutus. C'ha la maglietta con la scritta Brutus. Gliel'ha regalato la moglie. Aia. Vorrei dire che è sfracagnato la balena. Vabbè, andiamo avanti. Anche qualcos'altro. Vai. Aia. Ma c'è bisogno di fare sto cinema. Ma dai, ma cosa fai? Ma no. Cosa fai? Ma che vergogna. Lui è stato vergognoso. Vai a casa, vatti a dare un'asciugatina anche. Ecco. Che rimanga indelebile nella memoria di questa puntata. Ma povera balena, guarda. Ma non lo so. Gli ha dato delle fiancate. Eccola qua. Non so se avete notato che anche questo gioco è stato fatto su una pozzanghera. Sì. La base è sempre una pozzanghera. E lei non vedeva l'ora di entrarci, esatto. Guarda. Sì, sì. Perché non è pulita l'acqua. Sì, vedi le pareti della piscina come sono belle. Vai. Guardalo lì, tutto a righe, un po' sing sing. Sing ciao. Dai, salta sta balena. No, non portatela via. Ma l'ha decapitata, ma come ti sei permesso? Ma non lo so, ma sono cose da farsi. Guardalo qua, è appena uscito, ha riparato la moto ed è arrivato diretto dall'officina. Vai. Ha preso due pistoli. Lui è agile. Vai. Ottima. Ci ha lasciato una caviglia, però dai. Però c'è l'altra. Ecco, l'altra. Qua sulla piattaforma, adesso aspetta. Funzionerà l'altra caviglia? Funzionerà l'altra caviglia? Sì, è andata. Dai, saltino. Vai, dentro. Sì, picchia. Va che esce proprio il marroncino da sotto. Sì. Ci tengono molto. Quelli sono i fanghi termali. Sì, fa bene alla pelle. Io ho paura per quest'uomo. Non lo vedo molto atletico. Allora, distrutto. Ragazzi, mi state distruggendo le balene. Va ho bene paura che sono per quest'uomo, di carta, ragazzi. Però... Qua mi sa che non regge neanche il surf. Aia! Niente. Casa, ti aspetta la casa. Vai. Facci rivedere, però. Sì. Vabbè. Ragazzi, la classe non è acqua. È fango in questo caso. Chi è questo? Lui è... Beh, ragazzi, lui è... numero uno, sì, eh. Sì. Si vede. Vai, si vede già da... Cioè, lui è riuscito a cadere prima della balena. Prima della balena è sulla terra. Questo cosa c'è in testa? No, vabbè, era... un portiere d'albergo ed è venuto per caso le pareti. Vai, bravo, ottimo. Atleticissimo. Ragazzi, atletico. No. Vai, aspetta un attimo, eccola. Ottimo, vai, caviglia d'acciaio. Io non capisco perché l'ultima è sempre così. Vediamo. Ridicolo. Sì, chi è stato spinto il più ridicolo. Troppo. Beh, ce ne sono parecchi. Sì, lui sicuramente lui, beh, sì, lui. Detiene. No, sembrava essersi ripreso. Il problema viene dopo. Dopo. Cado qua, ritorna fiducioso, lo aspetta. E poi sfracagna. E vai! Sfracagna al suolo, ecco. Però si qualifica per la prossima prova, Slip Away. Cosa consiste questo gioco? Allora, il gioco consiste nello scivolare lungo un'asse posta su una piscina, eh. Mm-hmm. Eccolo lì che scivola. Bisogna, se si supera il traguardo, chiaramente si cade giù. Quindi bisogna fermarsi un po' prima sulla freccetta verde. Ah, quella verde. Bisogna evitare di cadere dentro, come farà sicuramente lui. Lui era di dimostrazione per gli altri. Sì. Di ammonimento. Intanto si è fatto buio qua, eh. Certo. Perché sono tanti i concorrenti. Addirittura. Dai, cosa ha fatto il salutino? Sì. Ma c'era bisogno di fare sto cinema del tuffo qua. Sì, per poi fare 15
15 centimetri di slancio. Ora, lei si ferma prima del traguardo, cosa accade? E cosa accade? Che esce l'omino pelato lì? Eccolo qua, il nostro amico Bob Acquatico. Ai. In maniera molto delicata. Sì, sì, dai, sì, non sì. T'arrabbiare. No. Lei ce la fa, eh? Sì, lei sì. Ce la fa, non so perché. Sì, sì, ce mi ispira fiducia. Fa. Mi ispira sì, fiducia. Ce la fa, ce la fa. Però c'è una faccetta simpatica, sì, molto ragazzi. Simpatica, mi piace. Sì, sì, sì. Purtroppo non basta la simpatia. No, basta, basta. Dai, dai, dai. Dai, che ce la fai. Dai, ce la può fare, ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Ce la fa. Vedete che col sorriso si supera tutto? Vai con le banalità. E andiamo a Rigoni. No, lei no, non ha capito il gioco. Tesoro, non ha capito il dai, gioco. No, perché cerca l'impennata. No, cerca un tuffo lui. Lei. Adesso Cadele è zitto! Cadele, non potevi pensarci prima? Mannaggia a te, mannaggia! Non ho pensato! Vai, Gasatiello! Gasatiello è napoletano! Sì, questo infatti ha origini partenopee. Sì, vai! Dai, vai, vai. No, non fai quello che frena con la punta dei piedi. Io lo farei. Ma cosa fa? Cosa fa? Sembra cosa una foca. Un po' di yoga, un po' di sembra yoga. Un po' di yoga. Però io apprezzo, Sì, 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 noi no, però. È stato, si è ingegnato comunque. Sì. La disperazione del cadere in acqua. Cos'è cosa il testo, fa? Un pennacchio? No, lei meriterebbe di perdere solo per la spinta. No, dai, hai ragione, Max. Aspettiamo, aspettiamo, perché si diverte pure. Vai, tesoro, fa le flessioni nel frattempo. Per non perdere tempo. Spingi. Ci vuole il nostro amico Bob Acquatico. Cosa qui, fai? Sì. No, ma cosa fa? Ma come riesce ad andare avanti? Perché vuole andare sulla freccia. Accidenti. Niente da fare. Vabbè, dai, sarà per la prossima. Era per il replay, ci mancava un replay e lei era perfetta. Ma che faceva il bruchetto sul surf lì? Sì, sì, sì. Sulla sì. Tavolozza. Ah, arrivederci. Vai. Concorrente decisamente veloce. Ormai noi sappiamo tutto. Sì, sì, sappiamo la fine. Poi vi vorrei vedere finta. Lì, voi due. Beh, noi siamo destinati all'acqua, è poco ma sicuro. Cioè, lui voleva farsi un tuffo e l'ha fatto. Sì, sì, sì. Con un'acqua così limpida, ragazzi. Vai, è difficile resistere. L'uomo in vestaglia, vai. Vai. Troppo veloce. Ciao, bello. Scusa. Beh, è una spinta da dare. Però non lo so, eh. No, no, io lo so. Forse c'è la sua tecnica. Lo so. Sì, sì, sì. Sì. Cadere, bravissimo. Bella tecnica, complimenti, Bravo, bravo. Complimenti. Ma è uscita dal college, dove va? Sì, 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 sì. Lei è tra una collegiale e un marinaio, non si è capito non bene. Non si capiva. Sì. Vabbè. C'ha anche le scarpe coi tacchi? Ma basterà questo per farla vincere? Ah, no. Vediamo un po'. Sì, ce la fa. Nana. Sì. Nana, ecco. Nana. Si arena molto prima dell'arrivo e dunque esce il pelatino. Sì, niente, sì, mi sì. Spiace. Esce Bob. Vai, Bob. Tutta tua. Che bel vestitino, dai, ma si rovina in acqua. No, ma l'acqua è depurata, Rossella. Sì. Chi abbiamo scelto per il replay? Ma sì. È lei. Lei. Vincente. Con quel sorriso, con quei dentini con lì quella davanti. Quella tecnica, direi. Sì, sì, sì. Sì, I denti hanno piombati, è per questo che riesce a fermarsi esattamente certo. Sulla freccia. Esatto, brava. Ci vediamo... Molto presto perché ci attendono altre prove in questa puntata di Takeshi Kasa. Iniziamo subito con questo? Proseguiamo con questo. Ecco. Poi cosa succede poi? Dopo? E poi lo vedrete. Intanto è finita la prima parte. Ma bello. Là. Già. Seconda parte, inizia, vai. Divertiti tu. Bello sto giochetto. Bello, bello. Devo dire i costumi più belli visti finora sì, sono sì, questi. Sì, sì, sì. Ecco, questo si chiama... High Rollers, sono loro i giochi delle girelle, come li chiami tu. Le girelle. I cilindroni. I cilindroni che girano. Sì, sì, sette sì. Cilindri vengono esatto. Infatti posizionati a diverse altezze su una piscina e i concorrenti devono passare attraverso questi cilindri ruotanti. Io lo so che sei a memoria, ma è già caduta. Già caduta? Sì, sì. Spiegavo ai nostri ascoltatori il senso cilindro. Di questo gioco. Vai, vai, come ce la spinta. Un grande. Vabbè. Però no, cosa fai? Quei gesti fanno. Non si fa. La fai quello che si è qualificato no, no. Prima. Voleva dire che mio nonno l'ombrello lo metteva lì. Va bene. Beh, replay è tutto tuo, Meritatissimo. Replay. Peccato perché la sua tecnica... Peccato però, sì. Perché? Perché è un tubo perché? Di niente. Niente. Niente, no, no. Ciao. Oh, sì. Vai. Una tuta uno, accettata due, così era da un tre. Po' che non ci crede, non ci crede. Sì, è successo, ci spiace. Vai.
Beh, vai cucciola. Beh, cucciola, ho un po' esagerato con l'altezza dei pantaloni. Un po' la fantozzi, sì, però vanno bene. Oh, mi scappa. Soprattutto. Anche la caduta, un po' fantozziana. Sì, sì, molto, molto. Il premio Pina è tutto suo. Lui è già caduto un 2-3 volte, vabbè. Vorrei dire. Però vabbè. Io lo punirei solo per quella cosa che c'ha di Pina. Non bisogna partire così gasatti, perché poi si finisce su, vedi? Dai, addirittura, a piedi pari. Per fortuna c'è l'acqua a consolarmi. Sì, calda soprattutto. Calda. Vabbè, calda sì. Allora, eccolo lì. Perché lo scarico. No, dai, non vogliamo sapere il perché, ti prego. Immaginatelo voi. Ecco. Beh, intanto la nostra amica si è schiantata miseramente. Lui? Dai, una spaccata, oh. Sì, sì, per essersi spaccato si è spaccato. Si è spaccato proprio. Oh, ragazzi, questo però vai, oh, vai, ragazzi! Bravo! Sì, dai, lui è convintissimo. Carico. Guardate che tecnica. Guardate che tecnica. Sì, guarda che tecnica, guarda che tecnica. Niente. Vabbè. Beh, chi sarà stato più ridicolo? Non lo so. Questo, sì, forse lui, no? Sì, oddio. Dai, dai, vuoi che non sia ridicolo? Lui. È vincente, ma ridicolissimo. Viene dal circo lui, Sì, sì, sì. Stepping Stones, il prossimo gioco. Eccolo qua. Ogni concorrente deve correre dall'altra parte della piscina servendosi di pietre per attraversarla. Esatto, però alcune pietre si muovono, non sono tanto bloccate, stabili. Come avete potuto notare, c'è chi adotta diverse tecniche, tipo lui che la prende sotto al mento. Aia, che male, che botta. Gozzino, vai. Come rompersi. Aia. Lui viene direttamente dalle cucine, tra l'altro. Sì. Questa è caduta di suo. Oh, bella lì. Bella lì, avrebbe detto il generale. Certo. Questo è proprio, vabbè, incommentabile. Questo aveva capito che la pietra doveva portarsi alla casa. Vai. Vai, lei è agilissima. Vai, Gioia. Brava. Peccato. Accidenti. Peccato, perché la tecnica non era male. Eh sì. A me quello che spaventa di questo gioco è il fatto che non abbiano un paradenti qualcosa, ma, eh. Ah sì, eh. Sì. Perché loro sono tranquille, dai. Sì, ma sbagliano a esserlo. Vai! Guarda, vai, su! Basta quello prendere... buono! Ecco, infatti, dicevo. Però, l'ha preso, esatto. Infatti. Vai, Gioia, va! Vai, Gioia! È andata! Lui ce la fa, Sì, lui sì, ce la fa. Sì, a finire dentro. Esatto, bravo. Oh, questo è difficile, ragazzi. Noi ridiamo, però è difficile. Sì, è difficile anche scegliere il più ridicolo. Beh, la signorina sicuramente se lo merita, perché... Ci piace l'indecisione, per prendere quella sbagliata. Questo, vai. Vai, e finisce come una lumaca. Oh, wow, questo wow, è difficile, wow, ed è anche abbastanza pauroso. Allora, sono rimasti 22 in gara i nostri concorrenti. Sì. E adesso 5 concorrenti con le parrucche entrano in una stanzetta e si inginocchiano su cuscino. Ma cosa fare con cuscino? Ma... non possono usare mani. Non una volta in ginocchio, stazza e cominciare a tlemare. Tlemare e Lolo cadele. Eccoli lì. Rischiano di cadele. Ma c'era bisogno di mettere ste parrucche orrende, scusa. Loro ci tengono molto la scenografia. Eh sì, è via uno. È al posto del casco, ho capito solo adesso cosa... E loro ce la fanno. Sì, loro vanno via tranquilli. Sono bravi. Simulano il classico terremoto. Ma questi chi li ha pettinati, a proposito? Scusa. Effettivamente, Rossella, il senso delle parrucche non si capisce. Non si capisce. Vai, ragazzi, pronti, Non usare le mani. Niente mani, tenere le mani alte. Ecco. Vai. Glandi sollici. Glandi sollici. Cadele, caduto. Non fare il furbo che c'ha il ginocchio per terra. Lui sta meditando, quello rigato. Dove è andata? È una lei, scusa. Ma lui si appoggia al muro. Fa il furbetto. Dai, adesso vado da lì e gliene dico quattro. Chiamalo subito. Ma dov'è lì? Lì. Deve durare tanto. Sì. Tutte le puntate diremo. Tutte diremo così. Questa generale lì. Tremenda. Che ci piace tanto. Senti, puoi tornare indietro, per favore. Quelli li voglio io. Mettetevi in posizione, bravi, in ginocchio. Quello si pettina, casomai. Certo. Si parte. Vai. La tecnica è quella di allargare le ginocchia, chiaramente. Beh, certo, come il primo. No, il primo da destra ha ragione. Ma dove è finito quello dietro? Che ne so. È crollato miseramente. Oddio, è crollata la scenografia. Sì, in testa però. Quello dietro. Guarda le veline là dietro. Quello è quello della capriola. Guarda come dondolo.
E hanno dondolato bene. Eh sì, vincenti. Andiamo con replay. Più ridicolo il primo? Quello giallo? Sì, dai. Guarda che cerca vanamente e poi... Poi fa finta di niente. Sì. Tesoro, sei caduto, eh? Eh sì. E questo? Questo si è buttato proprio a pesce. Ecco. L'unico che è imbrogliato ha vinto è colui. Ma hai vinto, basta. Oh. Fa finta di dondolare, in realtà si appoggia. Allora, il meglio della puntata di oggi, vediamo un po'. Beh, ce ne sono stati, beh, tanti. Guarda qua che bello. Il meglio del peggio, ovviamente. Perché questo ci è piaciuto. Lui è il numero uno, questo è aia. Eccolo qua, la che foca. Che dolorissimo. Tutto questo per arrivare dove? Per arrivare dove? All'ultimo gioco. All'ultimo gioco. Esatto, all'Imanele. 8 finalisti, tanti finalisti. Ah, 8? Allora oggi potrebbero vincere il castello. Eh sì, oggi hanno più chance. Sì. E vincere il famoso milione di yen in palio. Ecco che salgono sui go-kart. 8.000 euro lorde, l'ho imparata. Lorde. Ma perché dobbiamo dire lorde? Diciamo 8.000 che ci riempiamo la bocca, dai. Sì. Si parte, vai, eccoli qua. Vai, si parte. Sui loro go-kart muniti di munizioni decisamente inferiori a coloro che difendono il castello di Takeshi, che questo è quello dorato, Takeshi, Beh, ma dove? Guardate, perché io ancora non ho capito. È quello dorato, eccolo. È l'unico dorato. Cioè, allora, intanto sono stati colpiti già un bel po', ecco quello lì. Quindi Takeshi sì, è quello sì, lì. Siamo sicuri, sì. Sì, perché sì. Quello con l'idrante più grosso. C'ha la limousine, la vedi? Non la vedo. Guarda che... Aia. Ecco, no, mi dispiace, ma mi sa che qua già dagli 8 ce ne sono 5. Ma lo pagherai il Super Bowl, Takeshi? Caspita. Sì, è un SUV, sì, praticamente. È un SUV. Vai! Sono stati eliminati già 3, vorrei dire, ragazzi. Che confusione. Quando si viene eliminati? Quando il bersaglio fatto in cartavelina viene completamente squarciato dal getto d'acqua delle guardie di Takeshi. Che poi basta che ti prendono di mira, è facile, perché il getto è potente. Certo. Poi ti accerchiano. Guarda qua Takeshi come se la ride. Vedo solo i Takeshoni qua, Takeshone, guarda che idrante fuori, che ha. Acipicchia. No. Ma no, dai. Ah, ce n'è uno. No. Se però rinuncia così non è giusto, dai. Neanche questa puntata. Vabbè, non disperiamo perché ce ne sono altre di puntate, Allora... Generale, stia lì che torniamo tanto. Esatto, torniamo nella prossima puntata di Takeshi Castle. Ciao da Rossella Brescia, Max Pagani e Barti Colucci. Ovvero... Ci salutiamo. Generale, noi stiamo andando, Niente. Generale, neanche generale. Yahaha. Ah, ok.